Scusate, ma la regia... Chi è questa? Segnalo alla regia che dello schermo è inquadrata una persona che deve essere di un altro programma. Cioè no, 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 sono di questo programma. Sono l'ospite politico. Adesso appare il sottopancia, state tranquilla. Ah, va il sottopancia, così lo capiamo. Benissimo. Eccolo, sconosciuta PD. Del PD, esatto, esatto. Sono io, sono io. Scusi, non avevo capito, veramente. Sì, sono quella ospite lì, è presente quando accendi la TV, vedi uno del PD che non hai mai visto prima e ti domandi, ma questo? No, ce l'ho presente, ce l'ho presente. Sono io quel tipo di ospite, cioè sono del PD ma non mi avete mai vista, così magari potete anche pensare che non vi ho fatto niente, potete anche pensare che sono una persona in gamba, ci sono quei 30 secondi così che resti nel dubbio. In realtà noi abbiamo moltissime domande, capitata diciamo a puntino, perché al PD ci sono le cose da chiedere, no? Avete finalmente deciso la data del congresso, che è fissata, se non sbaglio, il 3 marzo, proprio un anno dopo la sconfitta, proprio veloci, veloci. La sconfitta è del 4 marzo, quindi sono 364 giorni, per essere precisi, poi sono d'accordo con lei, ci abbiamo messo molto tempo, però così per essere precisi sono 364. Vabbè, ma di cosa discuterete in questo congresso? Ma io credo che molto onestamente noi dovremmo proprio guardarci in faccia e dirci, amici, compagni, la strada davanti è molto lunga, sì. Le prospettive sono scarse, sì. Dobbiamo domandarci con grandissima onestà, ma ne abbiamo veramente voglia di fare questo PD? Ricostruire una sinistra ancora una volta senza abbracciare nessuno dei valori della sinistra, cioè abbiamo già provato, non funziona, ma ci va veramente? Ho capito, scusi. Questo dovremmo chiederci, secondo me, proprio per cominciare. Non ha tutti i torti, però scusi, c'è stato l'intervento di questa Katia, no? La giovane delegata che ha dato un po' una scossa, sì. No? Sì, sì. La Katia, sì, ha detto ritiratevi tutti e c'è stato questo grande applauso. Però se ci pensi non è neanche una novità, perché è lo stesso percorso della Serracchiani, lo stesso percorso di Ivan Scalfarotto, se vuoi anche lo stesso percorso di Renzi. Ormai per farsi notare nel PD l'unico modo è questo, ti alzi e dici mi è venuta un'idea, ma perché non ve ne andate tutti a fare in culo e la standing ovation è assicurata? Oh, ha ragione, però infatti anche Renzi è venuto fuori con la rottamazione. Sì, il problema è che Renzi continua a rottamarci, H24 non smette più. Noi stiamo provando a dirglielo, Matteo, siamo rottamati abbastanza, calmati, ma lui basta! Non c'è più niente da rottamare, Matteo! E lui continua, sembra indemoniato veramente, però insomma dobbiamo guardare avanti, dobbiamo andare avanti per la nostra strada, anche perché poi abbiamo anche tante cose di cui essere fieri, perché poi il PD ha fatto anche tante cose buone. Beh, insomma, le abbiamo comunicate male, così però abbiamo fatto tante cose. Solo un fatto buone. Di comunicazione. Secondo me potevamo comunicarle anche meglio, però insomma, sono punti di vista, secondo me. Però comunque la cosa che dobbiamo dire con forza è che abbiamo commesso degli errori importanti e io penso che dobbiamo dire con forza che l'errore importante che abbiamo commesso è quello di essersi allontanati dalla gente. Cominciamo a ragionare. Sì. Allontanati dalla gente, certo. Esatto. E per questo vorremmo chiedervi, siccome abbiamo perso questo contatto proprio con la gente, non è che potreste gentilmente magari darsi i contatti ai vostri spettatori, una mail, un cellulare, qualcosa, così per riprendere questo contatto? Ma ci sta chiedendo di violare la privacy, ma loro dovete fare voi, ma scusi, ma no, il problema, no, adesso lo metto così sulla privacy, il problema è che dai, cioè noi abbiamo fatto tantissimi errori, staremo qua fino a domattina a elencarli tutti, tra questi sicuramente abbiamo anche perso completamente il treno del web. Sì. Se pensi che ancora oggi il video più cliccato del PD è quello di Rutelli che dice please visit Italy, vi ricordate? È indimenticabile. Please visit Italy. Torniamo al discorso di prima, il contatto con la gente, quello era buono. Esatto, il contatto con la gente, per esempio noi solo il centro storico e abbiamo perso il contatto con quella roba intorno, sono periferie. Periferie, bravissime, ecco. Queste periferie... Dove poi la gente alla fine ci abita, sono molto mal collegate, cioè per arrivarci magari devi prendere un mezzo, ci metti 2 ore e allora magari dici ci vado domani e poi finisce che non ci vai, ecco. Ma una... Allora
che poi ti domandi anche ma insomma eravamo al governo, no? Perché poi queste domande te le fa, cioè, onestamente questa domanda te la fai, uno dice eravamo al governo, un autobus potevamo pur metterlo, esatto. No? Cioè, sembra anche cattiveria, perché non l'abbiamo fatto? Cioè, sì, a volte senta, veramente scusi, ci dia qualche... la rabbia della gente sì. La capisci. Qualche anticipazione? Posso dire con forza, siamo stati un po' carogne. Esatto. Con forza. Con forza. Ci può dare qualche anticipazione sulle proposte che verranno fuori al congresso, almeno? Guardi, ci dobbiamo pensare, però questo brainstorming che stiamo facendo mi sta aiutando tanto, sai, ecco. Funziona secondo me. Per esempio, adesso stavo pensando, che dici, se noi alle prossime elezioni non ci presentiamo, scompariamo... per 30 anni e poi facciamo una rientrée come avete fatto voi, 4 puntate secche e la gente tutta entusiasta che scrive bravi, dopo 30 anni fate ancora ridere. Ma no, ma scusi, potrebbe essere un'idea. Buonasera, scusate, non so se ho capito bene, cioè state parlando di 4 puntate speciali sul ritorno della sinistra. No. Se è ufficiale posso avvertire i parenti che riabbracceranno i loro cari fra 30 anni per 4 settimane. No, coprimi, sennò io passo un guaio, non c'è nessuna sinistra, stiamo parlando così tra amici, non c'è nulla. Non c'è, però no, i cani sono stati chiari, hanno fiutato, i cani hanno sentito l'odore. Non c'è. Non sento più niente, non funziona il video, non succede niente, aiuto, non si vede più niente. Falso allarme, Federica. Falso allarme, chiedo scusa, niente. Serena, nessuna novità sul caso della sparizione. Interrompici quando vuoi, se hai notizie. Se ho notizie, Federica. Grazie. Ciao.